Sì, dovevo uscire un video un attimino diverso questa mattina, ma siccome c'è un altro, cioè il dimmeno uno che non doveva uscire, cioè ve lo dico tranquillamente, non dovevo uscire per un semplice motivo che vi spiegherò dopo la intro. Comunque, ragazzuoli, vi ricordo che alle 12 in punto saremo in live su Twitch per il reveal della Net Marble del Fest. Mi raccomando, non mancate, link in descrizione. E dove sto un bel like, iscrivetevi e buona visione! Oh, ragazzi, bentornati oggi sul mio Twitter, perché se ne ragazzuoli siamo qua per andare ad analizzare l'ultimo di meno, il di meno 1 uscito 4-5 anni fa se non mi sbaglio, per appunto nella pagina ufficiale del Gigant Cross Jump. Allora, permettiamo una cosa, di solito al day one del reveal non fanno mai il di meno 1, o se lo fanno uscire durante la live stessa di annuncio. A meno che questo reveal, questo di meno, non sia il personaggio, cioè nel senso, a meno che non sia randomico, ok? A volte è successo che, proprio in rarissimi casi, la mattina uscisse un di meno, ma si parla una o due volte su 20 feste, tipo, e su 15 feste, quando hanno iniziato a fare questa meccanica del di meno, e per l'appunto ci sono stati rarissimi casi dove per l'appunto si capiva dal di meno al day one. In questo caso, di solito, nell'ultimo periodo non lo fanno, cioè fanno uscire di meno o dopo la live o nel mentre della live. Questo è un caso dove appunto esce prima della live. Ma perché esce prima della live? Perché è un di meno completamente insensato. Insensato intendo che anche oggi abbiamo un di meno che è completamente random. Ve lo faccio partire. Appare il di meno 1, che tra l'altro abbiamo rovesciato, se ci avete fatto caso, la scritta 3.5 anniversary, ma il D-1 era scritto giusto, mentre quando si rovescia il D-1 torna normale la scritta sopra. Quindi è, diciamo, una cosa abbastanza strana, cioè non so cosa si possa riferire, cioè devo essere sincero. Tra l'altro vediamo l'animazione quando cambia, il D-1 diventa verde, se ci fate caso. Avete visto, fa il flash verde. Non si sa se ha un, cioè, se abbia un senso questa cosa, cioè nel senso se ha un collegamento effettivo. Però anche lì a Mel e a Zeldris non so che tipo di senso possa avere, sinceramente. Però ditemi nei commenti. C'è chi dice che si riferisce al comandamento di Zeldris, c'è chi dice che si riferisce all'Ominus Nebula, boh, non si sa. C'è chi dice che si riferisce a Red Demoni perché c'ha il potere di convertire. Boh, non lo so, ragazzi. Devo essere sincero, non lo so. Io ormai una piccola premessa la voglio fare. Tra pochissime ore ci sarà il reveal. Io sto registrando questo video alle 9:30, ok? Il reveal ci sarà alle 12, alle 13. Noi inizieremo alle 12, come al solito, su Twitch, link in descrizione. Ormai è fatta, nel senso, però a questo giro devo dirlo, hanno fatto dei di meno che si capisce meno di tutti gli altri mai fatti su Gun Cross. Fa veramente ride, cose completamente campate per aria, randomiche, che non si riferiscono ad un personaggio ma si riferiscono a una categoria completamente piena di roba. C'è il primo che ci sono mille demoni. Il secondo, se fosse veramente Zeldris, è l'unico diretto. Ma già anche quello di ieri, ma che cazzo di senso aveva? Zero. Questo qui ancora meno. Magari poi tutto si rivelerà un quando uscirà il personaggio. Boh, vediamo, ragazzi. Ditemi le vostre nei commenti cosa ne pensate. Questo è l'ultimo di meno. Ho voluto farci un video, ragazzi, anche un pochettino più corto del solito, tanto per farvi sapere, per appunto, prima della live, il di meno. Sapete benissimo che di solito, quando c'è il day one, quando c'è la live della Net Marble su Twitch, non faccio mai un video la mattina e una live, faccio sempre la live della Net Marble e il recap delle news quando, per appunto, finisce la live. Questo è un'eccezione, questa è un'eccezione, perché comunque è un Red Demone sicuro. A meno che non si svegli e ne buttano fuori Gelda di merda che io odio. Però comunque, a parte questo, dovrebbe essere un Red Demone. Si spera nel Red Demone più bello, cioè Meiodas. È molto meno probabile? Sì, certo. Si parla sempre di Zeldris come più probabilità. Anche con più senso. Quello che ha più senso è sempre Zeldris, parlando di meta, parlando che a fine anno sicuramente se ne buttano un altro di Mel, Red Demoni. Però
però il gusto nel mio caso prevale sempre, sapete bene come la penso da tempo, e quindi per appunto spero sempre fino alla fine in Meliodas da serie di Remedy. Ma ricordo ancora una volta che in caso uscisse Zeldris mi va benissimo, spero solo che esca quello grande grosso finale che combatte contro Escanor The War Ultimate. Spero che questo mini video vi sia piaciuto, ripeto, voleva essere solo un video informativo per chi comunque non sa e non mi segue su Twitter. Tra l'altro ragazzi, seguitemi su Twitter perché vi posto tutte le news sempre appena le vedo, a differenza di altri social dove magari le vedrete più tardi perché ce la faccio in video oppure le posto più tardi. Ad esempio questa qui l'ho postata alle 6:23, quindi nel senso chi mi segue l'ha vista molto prima, in caso fosse stati svegli. Ma comunque seguitemi su Twitter perché anche oggi pomeriggio, prima dell'uscita del video recap qua su YouTube, inizierò a postare tutte le news delle live reliquie, tutto ragazzi, i nuovi eventi, i boss, il fest, cosa fa, il banner, tutto ragazzi. Quindi mi raccomando, seguitemi su Twitter che tra l'altro mancano solo 60 follower per i 1000 iscritti, i miei 1000 follower, mi raccomando. E tutto questo ragazzuoli, iscrivetevi qua sotto al centro e noi ci vediamo alle 12 su Twitch per la live reveal. Forse tra le più hype dell'anno a livello di personaggio. Ovviamente recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra. Questo fa delle schede. E let's go, boys! E ciao a tutti, raga, suoli!